Buonasera a tutti, io sono Monica Altamura e sono di San Giorgio Ionico. Come diceva Luca, abbiamo deciso di metterci la faccia questa volta perché ci siamo veramente stancati di questa classe politica che non fa altro che trattarci come inetti, come stupidi, come gente che non sa quello che succede, come gente ignorante. Bene, noi gli abbiamo dimostrato proprio l'altro giorno che dei semplici cittadini si sono rimboccati le maniche, hanno studiato una convenzione tra Aeroporti di Puglia e Regione Puglia e sono andati a sbatterla in faccia alla classe dirigente di Aeroporti di Puglia, al dottor Acerno, al dottor Franchini e al caro Nichi Vendola, i quali dicevano che l'aeroporto di Grottaglie è messo nelle stesse condizioni degli altri aeroporti. Bene, a voi risulta questo? A noi no. Quindi loro hanno detto un'altra delle loro baggianate. Vogliono portarci i droni qui a Grottaglie, vogliono portarci altre aziende, altre grosse industrie, ma noi qui, soprattutto a Martina, la capitale del barocco, è una cittadina stupenda, secondo voi abbiamo bisogno dei droni? Assolutamente no, noi abbiamo bisogno che lì a Grottaglie atterrino aerei pieni di passeggeri, pieni di turisti che atterrano lì e vengono qui a spendere i loro soldi, non che atterrano a Brindisi o atterrano a Bari e se ne vanno a Lecce. Devono venire qua, devono venire a conoscere cos'è Martina, devono venire a conoscere quella parte della Valle d'Itria che, se ci fate caso, non viene mai citata nelle varie pubblicità. Martina non viene mai citata. E perché? Perché ricade nella provincia di Taranto, solo ed esclusivamente per questo. Allora è giunto il momento che tutti quanti noi ci si metta una mano sulla coscienza e si pensi a quello che vogliamo realmente per il nostro territorio e per loro, per i bambini. Perché noi non dobbiamo pensare da qui a 5 anni, noi dobbiamo pensare da qui a 50 anni. Così come avete fatto voi, persone con i capelli bianchi, quando avete lottato realmente contro il fascismo e contro le dittature. Lo avete fatto alla fine per noi, non l'avete fatto per nessun altro. E adesso è giunto il momento di fare la stessa identica cosa, senza imbracciare le armi, ma imbracciando un'arma che abbiamo ancora, finché ce la lasceranno, che è una matita. Nella cabina elettorale noi possiamo fare la rivoluzione, ce lo dobbiamo mettere in testa. È l'unica forza politica, anche se non mi piace chiamarla così, l'unica è quella del Movimento 5 Stelle che vi può dare questa garanzia. Abbiamo già dimostrato che siamo in grado di cambiare le cose. Lo abbiamo dimostrato in tutti i paesi nei quali il sindaco e la giunta è totalmente 5 Stelle. Abbiamo istituito il reddito di cittadinanza, abbiamo portato comuni che erano in totale sfascio, li abbiamo portati nel giro di soli 2 anni da avere debiti di centinaia di migliaia di euro ad avere un surplus di 4 milioni di euro. Come? Soltanto mandando a gestire i soldi pubblici cittadini onesti, che non devono nulla a nessuno. Non abbiamo debiti con le grosse industrie, nessuno ci finanzia le campagne elettorali, a differenza di un vostro compaesano che invece, quando c'è stata la votazione sul 7° decreto salva Ilva, si è alzato in piedi in Parlamento, e io c'ero e l'ho visto dal vivo, e ha detto testuali parole: non condivido assolutamente nulla di quello che è scritto in questo decreto, ma voto a favore. Questo signore, questo onorevole, fa parte di una forza politica che da anni ormai non fa altro che affossare il nostro territorio. Questa persona, non lo faccio il nome per decenza, non lo faccio, Chiarelli, l'ho fatto, Chiarelli, l'ho fatto, si è alzato in piedi e ha detto quello che vi ho riferito. Quindi la classe politica che ci ha rappresentato fino ad ora è quella. Vogliamo continuare ad avere quella classe politica? Siamo in grado poi dopo di guardare i bambini e dirgli: abbiamo fatto di tutto per lasciarti una terra pulita, una terra dalla quale non devi più andare via,
Beh, noi abbiamo deciso di fare una cosa. Abbiamo deciso di restare, di metterci la faccia, di rimboccarci le maniche e di fare di tutto affinché un domani, quando mia nipote di 8 mesi sarà grande, io potrò guardarla in faccia, le potrò dire: zia, io ho fatto di tutto per poterti dare una terra pulita. Ci sono riuscita? Forse, però dipende soltanto da voi. Voi ci dovete dare fiducia e soprattutto dovete fare in modo di continuare a partecipare nella vita politica, perché ricordatevi bene che voi andiate o non andiate a votare il 31 maggio, 50 persone siederanno su quelle poltrone e 50 persone lì dentro che vi costano minimo 12.000 euro al mese sono troppe. Fate in modo che ci vadano quanti più cittadini possibili là dentro, perché noi almeno una cosa ve la possiamo garantire: trasparenza, onestà, e vi faremo risparmiare un sacco di soldi. Lascio la parola a Carlo Pizzoni.